Arriviamo alla parte in materia di e-security, quindi sicurezza informatica. Qua abbiamo una direttiva del 2016, proprio direttiva sulla e-security, che è stata oggetto di recepimento dal governo italiano, dal legislatore italiano, con un decreto legislativo di 2 anni dopo. Più o meno, come vedete, i tempi sono quelli che vi ho già anticipato, circa 2 anni per attuare direttive. Qua avete una sintesi delle novità introdotte. Io di security, insomma, lo tratto come tema, ma non essendo un informatico puro, mi fermo sempre all'aspetto puramente formale, legale, e quindi le cose più interessanti magari invece sono quelle sul piano informatico, che però, insomma, è meglio lasciare a persone più qualificate di me. Questi sono comunque i contenuti, diciamo, principali di questa direttiva. Ad esempio, vedete, propone un ampio insieme di misure volte ad aumentare il livello di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi per garantire servizi di importanza vitale per l'economia e la società dell'Unione Europea. E l'avete visto cosa è successo negli ultimi mesi. Ormai le guerre, il terrorismo si fa anche in quel mondo lì, cioè si crea più panico se si butta giù un sistema informativo che ormai che fa scoppiare una bomba sulla metropolitana. Siamo arrivati a questo livello qua. E quindi dobbiamo il più possibile trovare gli anticorpi anche a questo tipo di attacchi. Esso punta ad assicurare che gli Stati membri siano adeguatamente preparati e pronti a gestire e rispondere ad attacchi contro i sistemi di informazione attraverso, ad esempio, queste tre soluzioni, cioè la designazione di autorità competenti, la creazione di gruppi di intervento per la sicurezza informatica in caso di incidente, l'adozione di strategie nazionali per la sicurezza della rete e dei sistemi informativi. E poi ovviamente stabilisce tutta una serie di protocolli di collaborazione a livello europeo, cioè sia a livello di Unione Europea, sia a livello strategico che a livello tecnico. Abbiamo poi un regolamento. Questo è regolamento, quindi appunto funziona in modo diverso rispetto a quella direttiva del 2019, che crea questa agenzia che viene chiamata con un acronimo che non è italofono, però è ENISA. È un regolamento del 2019 numero 881, che appunto è, vedete, il regolamento relativo all'ENISA, cioè Agenzia dell'Unione Europea per la cibersicurezza, e relativo alla certificazione della cibersicurezza per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, e che va ad abrogare un precedente regolamento sulla cibersicurezza che era del 2013. E vedete, gli obiettivi sono sostanzialmente questi: il regolamento stabilisce gli obiettivi, i compiti e gli aspetti organizzativi relativi all'ENISA. E poi stabilisce un quadro per l'introduzione di sistemi europei di certificazione della cibersicurezza al fine di garantire un livello adeguato di cibersicurezza dei prodotti delle tecnologie dell'informazione, i servizi della tecnologia dell'informazione e i processi delle tecnologie dell'informazione dell'Unione Europea. Basta, cioè sulla sicurezza informatica, ripeto, ci sono tante cose da dire, ma io mi fermo sulla panoramica puramente delle fonti normative, se volete poi andare a approfondire. Prego, scusami, dimmi. Sì, volevo fare un inciso su questa parte, visto che il tema poi della sicurezza sarà un tema che sarà trattato nel prossimo incontro e in modo più anche, devo dire, a 360 gradi, perché la norma, almeno per come è stata sintetizzata, fa percepire quello che è la sicurezza dell'infrastruttura, no? Cioè, alla fine, visto che siamo in un mondo così digitalizzato, la rete deve essere sicura, e su questo sicuramente è un tema che non va disconosciuto. Però, dall'altro lato, i comportamenti devono essere i comportamenti delle persone, e qui mi immagino, ma li toccheremo sicuramente la prossima volta, proprio di come ogni singola persona si relaziona con la rete. E qui ci sono dal mailing, da tutta una serie di possibili intrusioni che possono mettere in crisi anche un'infrastruttura sicura, ma perché il comportamento del singolo non è stato corrente, o comunque non è stato sufficientemente prudente nell'andare
operare in un modo sicuro appunto all'interno della rete. È Questo è. presente la battuta che fanno gli informatici, che the problem is between chair and keyboard, no? Cioè il problema in realtà è tra la sedia e la tastiera, nel senso che il problema è spesso umano. Cioè l'anello debole nella sicurezza è a volte il comportamento umano. Io ammetto, io sono molto attento, ovviamente mi occupo di queste cose, quindi sono molto attento. Mi è successo non tanti mesi fa di abboccare ad un phishing e poi mi sono frustato per giorni per la vergogna, ma ammetto che era fatto molto bene ed io ero in un momento di distrazione, di poca attenzione, di stanchezza, per cui ho cliccato una cosa, poi subito dopo mi è venuto il dubbio, però poi era già troppo tardi, quindi effettivamente aumentare il nostro livello di paranoia, scusate il termine, però a volte no, sembra di essere paranoici, ma invece, soprattutto quando, allora, se si tratta come dire, di fare un errore che poi incide solo sulla nostra vita privata, sui nostri dati, vabbè, ognuno può fare un po' quello che gli che crede, ma visto che se lavoriamo nella pubblica amministrazione quasi sempre gestiamo dati dei cittadini, cose che non sono solo nostre, ma impattano sulla vita di altre persone, bisogna veramente stare ad un livello di attenzione e di appunto, dico paranoia perché vista da fuori sembra paranoia, invece è maggiore attenzione, maggiore accuratezza. E quindi per completare, e poi il tema che è un tema chiave, da un lato, quindi sicuramente i tecnici, quindi tutti coloro che devono garantire l'apparato poi di funzionamento, devono operare chiaramente nel miglior modo. E giusto per dire, una degli ultimi fatti che era successo, se ricordate, circa a inizio febbraio. E secondo la domenica che proprio c'è stata tutta una diffusione di problemi legati proprio all'intrusione dei server a causa di mancati aggiornamenti. E questo è quello era un problema tecnico, per cui dice i tecnici devono fare il loro mestiere. Ma spesso quello che accade invece è proprio come dicevamo, il comportamento no, questo vuol dire aiuto, aiuto, in realtà chiaramente no, perché poi l'utilizzo della tecnologia è chiaramente sempre più pervasivo, ne abbiamo parlato prima, è anche un'opportunità, anzi soprattutto un'opportunità. Prudenza e comunque comportamenti che nella loro semplicità permettono comunque di salvaguardare. Poi, giustamente, come ha detto anche Simone, è vero, queste intrusioni sul personale, quindi che arrivano sulla mail, sono sempre più raffinate. Però di fondo ci sta l'aspetto della la dimensione del sospetto della prudenza. Certo, se in quel momento sei distratto, potresti comunque creare comunque sicuramente un problema. Ok, non mi Procedo. tenevo a dare questa. Sì, grazie, grazie.